Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Tra le novità più interessanti che si registrino in questi giorni v'è sicuramente l'emergenza di un nuovo movimento sociopolitico che si è affacciato sulla piazza di Bologna. Alludo ovviamente al movimento che si è autobattezzato delle Sardine e che si è riproposto pochi giorni dopo nella piazza di Modena. Sarebbe stato interessante se le Sardine a Bologna avessero emulato le giubbe gialle galliche e avessero lottato dunque per i diritti sociali e per il lavoro, per la sovranità nazionale e contro il classismo globalista. E invece no. Abbiamo assistito con le Sardine alla solita logora lotta antifascista in assenza di fascismo, dove naturalmente il fascista è stato incondizionatamente identificato con Matteo Salvini e con il suo movimento politico. Intendiamoci, Matteo Salvini e la Lega non sono i redentori della patria, anzi il loro liberismo è ciò che impedisce a prioricamente che essi possano redimere l'Italia. E non di meno è altrettanto evidente che il nemico principale oggi non è la Lega di Matteo Salvini, ma sono quelle forze liberiste e cosmopolite che fingono di contrastare il liberismo della stessa Lega, perché in realtà sono al gradino superiore ormai del capitalismo e del suo sviluppo, che è quello del cosmopolitismo liberista. Paradossalmente dunque le Sardine hanno criticato Salvini e la Lega senza dire nulla contro il cosmopolitismo liberista e contro quel manganello invisibile o forse arcobalenico che quotidianamente percuote le classi lavoratrici d'Europa in nome del più globalizzazione, più Unione Europea. Contro questo non si è assistito a nessuna presa di posizione. Curioso davvero se consideriamo che le Sardine si dichiarano antifasciste e poi di fatto non dicono nulla contro l'unica vera forma di violenza che oggi sta attraversando l'Occidente, che si chiama mercato deregolamentato, che si chiama liberismo cosmopolita. Va altresì rilevato come le Sardine non si siano identificate anche a livello di simboli in personaggi della lotta di classe, in numi tutelari delle lotte delle classi lavoratrici e dell'emancipazione del lavoro. No, il loro riferimento è stata Liliana Segre, ancora una volta pateticamente strumentalizzata, giacché la sua vicenda personale e biografica, che merita solo rispetto, è stata annessa in un progetto politico volto semplicemente a screditare ogni figura del dissenso rispetto all'ordine dominante di tipo liberal capitalistico. Insomma, con le Sardine ci troviamo purtroppo al cospetto dell'ennesima protesta organica al sistema e non contro il sistema. Siamo cioè al cospetto dell'ennesima figura del dissenso conservativo, ossia di quel dissenso che finge di dissentire ma che in realtà dissentendo garantisce la tenuta dell'ordine sistemico che va anzi a rinsaldare. Il movimento delle Sardine, per inciso, risulta particolarmente gradito al padronato cosmopolitico, tant'è che subito è stato celebrato sulle prime pagine di tutti i rotocalchi turbomondialisti. Ben altro trattamento, ricorderete, avevano subito le giubbe gialle che si rivoltavano in nome dei diritti sociali e del lavoro e che perciò stesso venivano massacrate a colpi di manganello e non certo celebrate sulle prime pagine dei rotocalchi. In sostanza, dunque, possiamo dirlo, se le Sardine si fossero poste come un movimento sovranista e populista del basso contro l'elite cosmopolitica, a difesa del lavoro e dei diritti sociali, oggi saremmo sicuramente al loro fianco. E invece sono una figura di puro completamento dei rapporti di forza dominanti a beneficio della global class cosmopolitica. E proprio mentre questo avviene, mentre l'Italia sprofonda, Venezia resta l'immagine di tutto questo, con l'acqua alta, mentre il lavoro crolla, mentre l'Ilva minaccia di abbandonare definitivamente l'Italia, mentre le classi lavoratrici sono sempre più sofferenti, per un verso le Sardine si richiamano a Liliana Segre e alla lotta contro il fascismo che fortunatamente è estinto ormai da più di 70 anni e insieme Zingaretti, il PD e le sinistre fucsia per parte loro propongono come soluzione lo ius soli. La situazione è tragica ma al tempo stesso, lasciatemi dire, è altrettanto non seria. Radioattività con Diego Fusaro.